Buonasera e bentornati in una puntata di Nero su Bianco. Questa sera torniamo a parlare di politica. Si avvicinano, anche se ancora non c'è una data precisa, le elezioni appunto politiche, ovviamente i movimenti anche ad Arezzo, chi si candida, chi non si candida, ancora insomma non è che le notizie sono molto certe, e si cerca anche di fare il bilancio di chi invece ha rappresentato Arezzo in questi 5 anni in Parlamento. Per questo c'è il deputato del Partito Democratico Marco Donati, bentornato. Mario Agnelli, sindaco di Castiglion Fiorentino, buonasera. Del quale si leggono notizie sui quotidiani, poi ci racconterai se c'è la volontà di candidarsi o no. Piero Franchini, e il ritorno buonasera. Anche di David Faltoni, buonasera, che ne salta una, poi ogni torna. Tanto sparisce, sera, però, lui ha molti impegni, capito? Galanti. Ha sentito l'odore della politica e allora ha voluto essere. Meglio gli impegni galanti. Sicuramente. Allora, Mario Agnelli si candiderà? C'è l'intenzione di candidarsi al Parlamento? Ma dunque, io che sui giornali sia apparso anche il mio nome non è una verità assoluta, però io in questo momento devo dire che sono assolutamente, e non faccio il politico, sono concentrato sul mio incarico di sindaco di Castiglion Fiorentino. Non ho capito, visto che si parla di candidature, chi dovrebbe candidarmi, poi siamo sempre in due, uno che ti candida e un altro che accetta. Ovviamente non sono così ipocrita da dire se qualcuno ti vuole candidare, ma mai e poi mai. Io sono una persona ormai da 20 anni impegnata in politica. Non era stato anche a cena, o sbaglio? Anche a pranzo. Quindi insomma si sa. Ma non è che sempre lì si parla di... Vabbè, ora lei dice, ma siamo in due. Si parla anche di altro. Avremmo capito chi era, no? L'ospite. Sì, sì. No, ci sono stato e è stato sicuramente piacevole. Il motivo per cui fui invitato era l'esperienza positiva di alcuni sindaci italiani di città più o meno grandi nell'area del centrodestra. Tra l'altro per me è stato motivo per conoscere anche altri colleghi e confrontare delle esperienze. Ecco, tutto qui, però devo dire che anche in quell'occasione nessuno ha parlato di candidature. Ovviamente è velato il tentativo di molti di accreditarsi anche rispetto a quel casale, a quella villa, va bene, per avere ovviamente un endorsement per le politiche. Qualcuno prima di lei che cercò a cena, se pensava non si sapesse, invece ce ne sono stati sempre. Comunque, se arrivasse un'eventuale chiamata ci penserebbe. Io so qua, ecco. Allora, prima di... Si sacrifica volentieri, diciamola così, per noi, si sacrificano tutti per noi. Mi racconterà il Donati che cosa significa i pro e i contro, quindi poi dopo capirò meglio se è il caso. Allora, prima di ascoltare Marco Donati, che tra l'altro ha fatto il rendiconto proprio qualche giorno fa, no, alla Borsa Merci di questi 5 anni, io vorrei da voi una rapida valutazione, ecco, dell'operato di Marco Donati, ma anche degli altri parlamentari. C'era ovviamente Andrea Mattesini, sempre per il PD, Maurizio Bianconi, che avevamo avuto al telefono la settimana scorsa, i 5 Stelle, anche se sono rimasti pochi, una sola, Gagnardi. Perché gli altri sono andati verso altri lidi. Allora, questi parlamentari, che Bianconi l'altra settimana diceva la politica non conta niente, no? Quindi, come dire, non venite a cercarci perché contano le banche, noi non si può fare niente, no? E quindi la domanda è, allora, cosa vi siete candidati a fare? Ma a parte questo, comunque, dici un po' che cosa ne pensi di questi 5 anni di Parlamento. Ma di Marco Donati, di Marco Donati e anche degli altri. Ora, io non sono in grado di poter dire obiettivamente, dare un giudizio. Se, che devo dire, avevamo molti parlamentari in questi 5 anni per Arezzo. Magari mi sarei aspettato che finalmente arrivava la Due Mari, mi sarei aspettato anche qualcosa in più per Arezzo. Ora, non che loro chiaramente... Non è che sono andati in Parlamento per far ricadere qualcosa sul nostro territorio, avranno fatto l'interesse di tutti, però qualcosa in più me lo sarei aspettato. Direi, non, avrei preferito non trovarmi la vicenda di Banca Etruria, che devo dire, pur avendo tolto l'insegna, avendo cancellato tutto il ricordo di quella banca sul territorio, ma di fatto ce la troveremo sicuramente tutta la campagna elettorale
da tutte le parti. Io accendo la televisione tutti i giorni, c'è questa storia di Banca Etruria e ci perseguita. Io credo che per Arezzo, vengo al discorso da cui sono partito, sia un danno enorme, perché veramente oramai siamo, quando mi smuovo, siamo veramente quelli di Banca Etruria, cioè, e questo che non lo so, credo che forse non voglio esprimere giudizi. Poi vedo lui, ho visto che si è impegnato molto, lo vedo molto attivo anche nei media, e meno gli altri, devo dire, molto meno gli altri, mentre lui lo vedo molto impegnato. Poi sai, quello che devo dire, non so, insomma. Sentiamo Piero. Ma dunque, come diceva appunto Davide, qui appunto l'ha fatta da padrona Banca Etruria, quindi in questo periodo diciamo è scomparso magari ciò che i parlamentari hanno fatto, insomma, no? Per dire, perché chiaramente c'è stato sempre una guerra aperta tra chi sosteneva appunto che la colpa era di questo governo, quindi di Renzi soprattutto, perché c'è chi invece dice che Renzi e Boschi non c'entravano niente. Quindi ecco. Però ecco, diciamo che io credo che Marco Donati è stato attivo, poi dopo magari chiaramente sulle cose che ha potuto ottenere o meno, diciamo, sai, che purtroppo quei meandri non li conosco, quei meandri della politica, perché tante volte ti prospettano le cose come se fossero talmente facili da fare, e poi dopo invece vai a vedere che dopo anni e anni ancora sono lì nei cassetti oppure dormono. Diciamo che anch'io mi aspettavo che venisse fuori qualcosa di più dai parlamentari, ma diciamo che non solo da Marco, ma Marco probabilmente è quello che ha fatto quel po', diciamo, no? Quindi ecco. E perché? Perché purtroppo ci sono delle sofferenze, noi abbiamo visto c'è delle aziende tipo la Cantarelli, per dire, che è lì, che c'è un commissario che non so se sta lì a prendere uno stipendio oppure tanto è stata prorogata. Prorogata ancora, quindi io credo che vorrei che non fosse vero, come tanta gente dice, che poi alla fine si creano questi posti. E quindi ecco, tra commissari, e quindi ecco, anche lì è un'altra baraccopoli, come si dice. Quindi ecco, io spero che onestamente credo che ognuno dei parlamentari che hanno fatto, diciamo che sono stati eletti, abbiano la coscienza pulita, perché almeno mi è sembrato che, diciamo, nei grandi scandali non ci sono rientrati, perché c'è anche chi, per dire, invece è entrato nei grossi scandali. E quindi ecco, io devo dire che e spero che nelle prossime candidature, ecco, si ricordino un pochino più di noi, perché onestamente poi tante di queste chiacchiere poi non servono né ai cittadini e nemmeno diciamo alle aziende, perché io sapete che sono un piccolo imprenditore e effettivamente abbiamo tanto da soffrire, tanto da penare per poter tenere quelle 7-8 famiglie che la mattina aspettano magari che io mi alzo e sto bene, perché chiaramente da lì, da me viene, però è sempre più difficile e sempre più faticoso. Sentiamo Maio, anche da sindaco del territorio, soddisfatto dell'operato dei nostri parlamentari, poi ovviamente sentiamo Marco Donati che farà una sintesi di questi feedback che sono arrivati. Ma la mia esperienza, la mia cultura è sicuramente limitata, voglio dire, io ho fatto un'esperienza locale, 17 anni consigliere all'opposizione consecutivi e 3 anni e mezzo sono sindaco. Il sistema con cui vengono eletti i sindaci nei consigli comunali ritengo che sia un sistema elettorale che ci sia poco da discutere, perché se sei sotto 15.000 abitanti basta avere un voto più degli altri, se no c'è i ballottaggi, però diventa estremamente chiaro sapere chi vince, chi si può votare, ci sono le preferenze e si sceglie la persona. Purtroppo, e non è il Rosatellum di adesso piuttosto che le leggi elettorali precedenti, per molti deputati e senatori avere il contatto con il territorio
e quindi con la gente, è diventato un optional. Ci ricordiamo o si ricordano dei territori nel momento in cui si avvicinano le scadenze elettorali. Io non è perché qui, io in vari incontri istituzionali, devo dire, almeno io Marco Donati, la sua presenza io l'ho constatata e l'ho vista. Ed è purtroppo una eccezione, non è la normalità, perché se si guarda l'arco costituzionale, e non parlo di Arezzo perché sarebbe anche limitativo, ma guardo la Toscana e si fatica a capire chi sono i deputati, i senatori di riferimento. Ora, al netto della vicenda Banca Etruria, dove c'è una illustre figura aretina, che è Maria Elena Boschi, che ha avuto questo rapporto che si è interrotto col suo territorio per motivi che tutti conosciamo, devo dire, sono lontani i tempi in cui c'era Fanfani che faceva arrivare l'autostrada ad Arezzo invece che facendo la curva, e quindi mi metto nei panni di chi probabilmente in questo, anche in questa ultima legislatura, non è che aveva molto da portare a casa per il suo territorio, anzi, a mio avviso, e questo è un limite che io ho, è quella dell'appartenenza ai partiti, avrei fatto di molta fatica a giustificare alcuni provvedimenti che sono stati adottati da questo governo, che mi hanno visto palesemente e apertamente in disaccordo. Ne potrei citare diversi, io sono stato uno di quelli che sulle unioni civili ho espresso il mio parere rispetto anche alle opportunità al momento. Arrivo al tema dell'immigrazione, si passa a quello delle banche, insomma, francamente non è facile giustificare per partito preso certe scelte, certe azioni che sono state fatte negli ultimi tempi. Certo, ad Arezzo in modo particolare, quando credevamo che il bail-in fosse diventato il motivo, la causa per cui il sistema bancario italiano era così fragile e non se ne poteva venire fuori, francamente anche per altre bocche vicine alla maggioranza di governo, penso che almeno il beneficio di poter dire si poteva fare diversamente, si poteva fare meglio, questo lo vorrei sentire dire da tutti, perché oggi si è incrinata la fiducia nel sistema bancario e, se mi permettete, io che sono il sindaco di un comune che 6 anni fa ha dichiarato il dissesto finanziario, abbiamo subito il tracollo della Banca Etruria e quello del Monte dei Paschi di Siena, anche se, come dice lei giustamente, dobbiamo parlare di economia, quella reale tutti i giorni, le aziende, le famiglie, le giovani coppie che prendono un mutuo per sposarsi, mi sembra molto complicato in questo quadro riuscire a dare anche un'iniezione di fiducia e di ottimismo alla gente, però il momento è delicato. Allora, quanto è stato difficile, anche riprendendo quello che diceva il sindaco Agnelli, fare il parlamentare e rappresentare poi un partito che, diciamo, che nella vulgata popolare, no, è stato considerato un po' il responsabile, no, dell'azzeramento dei risparmiatori e via dicendo, ecco, e rappresentarlo su questo territorio. Beh, intanto lasciatemi dire, fare il parlamentare è un'esperienza comunque molto, molto bella ed è un'esperienza del quale io comunque sono contento, sono ben felice di aver rappresentato questo territorio che mi onora. Beh, è molto difficile farlo per alcuni motivi. È difficile farlo perché Maurizio Bianconi, lo cito, lo avevate citato all'inizio della trasmissione, dice che la politica non conta nulla. Beh, la politica, purtroppo, il meccanismo delle nostre istituzioni e il nostro sistema bicamerale e istituzionale, purtroppo, è fatto in modo tale per cui è particolarmente difficile nel meccanismo della navetta tra i meccanismi legislativi poter incidere, perché le leggi arrivano continuamente, c'è pochissimo tempo per elaborare emendamenti e modifiche alla legge. Si possono fare due cose: si può fare dedicarsi totalmente all'attività legislativa, che tra l'altro è il mandato dei parlamentari, perché il mandato dei parlamentari è fare attività legislativa, non tanto produrre infrastrutture o risposte per il proprio territorio, è quella l'attività che bisogna svolgere. Se si fa quell'attività lì, nel nostro sistema istituzionale così complesso e articolato così come è composto, per il quale le leggi continuano a passare di volta in volta dalla Camera, cambiano al Senato e quindi devi essere sempre dietro il provvedimento, in un sistema d'alto ordinamentale particolarmente complesso, tu non ti puoi dedicare al tuo territorio.
In più la legge elettorale ultima con la quale abbiamo votato non aveva dei collegi e un territorio di riferimento. Per esempio, nei partiti sono stati eletti dei deputati in collegi regionali. Io ho fatto le primarie, intanto nel mio partito ho raccolto 5.200 preferenze in una competizione che il 30 dicembre del 2012 ha visto partecipare 10.000 persone. Mi sono sentito investito del rappresentare l'intera provincia di Arezzo. E guardate, la provincia di Arezzo ha 345.000 abitanti ed è un territorio molto ampio. I collegi uninominali, per esempio, faccio riferimento al 2001 quando abbiamo votato, sono confrontati Giuseppe Fanfani e Maurizio Bianconi, il collegio era di 150.000 abitanti. Rappresentare un collegio di 150.000 abitanti è molto più semplice che un territorio di 345.000 abitanti che è l'intera provincia. Ho cercato nel mio piccolo invece di essere presente, e per essere presente nell'intero territorio, quindi da Sestino a Mercatali di Cortona, da Bucine a piuttosto che a Castelfranco e Pian di Scò, è particolarmente complicato. Abbiamo un territorio composito, molto articolato, con esigenze diverse dal punto di vista ambientale. Però perché ho voluto fare questo piccolo rendiconto che sabato ho presentato alla Borsa Merci e ho voluto mettere per iscritto alcune delle cose che ho fatto? L'ho fatto perché se non si mette nero su bianco è difficilissimo con la comunicazione moderna riuscire a testimoniare i chilometri fatti, le interlocuzioni date e le persone con le quali si interloquisce. È chiaro che però non esiste più la legge mancia, per esempio, perché noi abbiamo fatto il debito pubblico e oggi larga parte delle difficoltà che ha questo Paese le abbiamo perché in passato si mettevano nella legge di stabilità, nella legge di bilancio, la cosiddetta finanziaria, magari 10 miliardi per un'infrastruttura e si caricava sul debito. I parlamentari avevano nella legge di finanziaria la possibilità di incidere con risorse di spesa che hanno prodotto grandi difficoltà nel nostro bilancio, che oggi sono a cascata tutto quello per cui abbiamo difficoltà a dare risposte ai cittadini nella modernità, perché abbiamo fatto più di quello che potevamo fare. Sabato ho deciso di fare il rendiconto perché ritengo di aver cercato di fare il meglio possibile. Nel rendiconto ho inserito anche, e siccome avete parlato quasi tutti di Banca Etruria, una delle cose che ho cercato di fare, perché se oggi c'è un meccanismo di ristoro dell'80% degli obbligazionisti, lo si deve, diciamocelo, in particolare al lavoro mio della senatrice Mattesini, e soprattutto se è stato coperto, è stato reinserito una possibilità del ristoro per gli obbligazionisti l'80%, anche l'ultima emissione di obbligazioni di 50 milioni di euro emesse da Banca Etruria tra il 2012 e il 2013, quindi a legislazione già modificata europea, lo dobbiamo per le pressioni fortissime che abbiamo fatto. Dopodiché, emerso questo tema, che è un tema delicatissimo, aspetto però, siccome ho voluto anche la commissione inchiesta, di capire perché questa banca è finita in queste condizioni e che ruolo hanno avuto i soggetti della vigilanza e perché no, poi c'è questo il processo, anche chi l'ha amministrata. Scusa, perché ha voluto anche la Boschi, oltre a te la Mattesini, il ristoro dell'80%, fortemente? Se c'è stato il ristoro dell'80%, perdonami Mario, è proprio perché qualcuno ha deciso che quel ristoro potesse essere inserito in un fondo che consentisse ai risparmiatori poi di accedere. Ripartiamo da qui dopo la pausa. Ripartiamo allora, stavamo parlando inevitabilmente del tema della banca che, come diceva prima David Faltoni, monopolizza, no? Un po' tutti anche i dibattiti politici. Ripartiamo anche riascoltando alcune dichiarazioni proprio dell'onorevole Bianconi, che era al telefono la settimana scorsa, sul rischio prescrizione, perché la settimana scorsa il procuratore Rossi, appunto ascoltato dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche, che tra l'altro il presidente Casini ha annunciato di voler chiedere ulteriori approfondimenti alla procura di Arezzo, insomma in settimana si è parlato molto, no, del fatto che il procuratore Rossi, no, non avrebbe specificato che Boschi è il Boschi padre era indagato, e poi lui ha detto con una lettera, insomma, aveva detto tutto quello che doveva dire, e dicevamo appunto il procuratore Rossi aveva detto che le cose, diciamo, più gravi erano accadute in un certo periodo di tempo, e secondo Bianconi spostarle così all'indietro porterebbe a rischio prescrizione. Allora, risentiamo un attimo. Le operazioni di Banca Etruria più azzardate sono avvenute tra il 2008 e il 2010, lo ha detto il procuratore di Arezzo Roberto Rossi in audizione nella commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche. Negli anni seguenti, infatti, le ispezioni della Banca d'Italia avrebbero reso più prudenti i dirigenti dell'istituto. Ci è sembrato strano, ha aggiunto Rossi, che venisse dalla Banca d'Italia incentivata l'aggregazione di Banca Etruria con Popolare di Vicenza, che, leggendo dalle fonti di Via Nazionale, era in condizioni simili.
simili. Ma c'è di più, al procuratore di Arezzo non risulta agli atti della sua inchiesta sulla bancarotta di Banca Etruria l'intercettazione del 3 febbraio 2015 fra l'allora vicepresidente di Etruria Pierluigi Boschi, padre dell'attuale sottosegretaria Maria Elena, e il DG di Veneto Banca Vincenzo Consoli. Secondo il procuratore si tratta di accertamenti disposti dalla procura di Vicenza di cui non ci ha reso, ha detto lui stesso, partecipi. E proprio la datazione delle operazioni più azzardate, appunto nell'ex Banca Etruria, è stata commentata anche dall'onorevole Maurizio Bianconi, sentito telefonicamente durante la nostra trasmissione Nero su Bianco dedicata proprio al crack di Etruria. È chiaro che se lui porta tutto al 2008-2010 e tira per la prescrizione per questo, per il vecchio consiglio di amministrazione e non colpire il nuovo consiglio di amministrazione. Non mi pare che sia una visione serena, perché poi il consiglio di amministrazione è l'ultima ruota del carro di questa vicenda, insomma ha fatto perché glielo lasciavano fare. Quindi secondo lei è un processo quello sul crack a rischio prescrizione? Se dice così, certo. Perché sposta la commissione del reato nel 2008, siamo nel 2017, faccia lei. La settimana c'è stato anche il lungo post su Facebook di Maria Elena Boschi in cui insomma ha detto che la vicenda del padre è strumentalizzata per attaccare la sua figura, ha poi messo a punto anche delle azioni civili contro alcuni giornalisti tra cui De Bortoli, e la stampa però continua a parlare della figura di Pierluigi Boschi. Vediamo la stampa di queste ore, ecco i prezzi di Etruria a Boschi, fino a 9 milioni a società collegate, la finanza non risultano anomalie, ma una è in sofferenza, si parla insomma di tra 9 e 6, 3, milioni di euro di affidamenti a società collegate al papà della Boschi. Volevo chiedere se quello che dice appunto il sottosegretario, cioè che usano il padre per attaccare politicamente Maria Elena Boschi, ti trova d'accordo? Io credo che è vero che i figli non possono avere le responsabilità dei padri, ma io vorrei capire bene comunque se i figli sono lì per meriti loro o perché c'erano i padri. Questo intanto andrebbe chiarito. Poi evidentemente questa vicenda ci sono aspetti che spesso vengono sorvolati, tipo il fatto che è acquisito agli atti, è notorio che papà Boschi si reca da Carboni, notorio massone, per chiedere aiuto, per chiedere soprattutto come fare a far uscire Banca Etruria dal guado in cui si trovava. Quindi, e questo credo che non sia un fatto secondario. E poi mi vorrei soffermare su un altro aspetto, cioè attualmente l'ha detto anche Marco prima, l'onorevole Donati ha detto la vigilanza non ha vigilato, cioè, chiariamo una cosa, la vigilanza avrà concorso a realizzare questo disastro non vigilando, quindi avrà una responsabilità in vigilando, si dice da un punto di vista, per non aver vigilato, ma chi ha fatto il danno non è certo la vigilanza, quindi è chi amministrava questa banca che negli anni l'ha completamente portata al dissesto. Quindi facciamola finita con questa storiellina o Banca d'Italia o Consob o chi sia. E qui chi è che ha portato la banca in queste condizioni e soprattutto dove sono finiti questi soldi? Perché anche questa è un'altra domanda che ci dovremmo fare. Sembra un danno di solo Banca Etruria, ora non voglio dire una fesseria, 2 o 3 miliardi o 4, ma chi li ha presi? Cioè, non è che sono troppo? No. Chi li ha presi? Dove sono finiti? Poi vabbè, c'è il Monte dei Paschi, c'è le banche venete, tutto, ma per dire, ecco, questo che io mi dico, vogliamo concentriamoci su quello che è successo, ma se non altro per evitare che fra qualche anno ci si ritrovi di nuovo in una situazione del genere. Chi vuole rispondere? No, io non ho da rispondere. Prima ho accennato il tema perché avete fatto le pubblicazioni, lo avete introdotto. Ma credo che sia un tema questo talmente complesso che non può essere banalizzato a 2, 3, 4 miliardi. Allora, forse dobbiamo rifare il punto. Allora, se come dice il PM nel servizio che avete appena prodotto, i danni maggiori sono stati fatti tra il 2008 e il 2009, il tema è che c'era
un consiglio d'amministrazione, come tutte le purtroppo una parte del sistema bancario italiano, in particolare le banche cooperative, abbiamo compreso tutti quanti ormai che il voto capitario, cioè una banca strutturata sotto forma di società cooperativa, ha prodotto scarso ricambio nei consigli di amministrazione e meccanismi che sono diventati dirompenti. Purtroppo, forse anche ad Arezzo, si è prodotto nel corso degli anni questo però andrà tutto accertato, però purtroppo se la condizione della banca era questa, alcune cose stanno emergendo e quindi sono abbastanza chiare, una cattiva gestione che ha prodotto le difficoltà della banca. La vigilanza è intervenuta successivamente, perché esiste la vigilanza per evitare che le banche raggiungano situazioni difficili tali poi da creare rischi sistemici. Quindi in questa vicenda c'è prima una gestione difficile. Posso fare un esempio? Io ero assessore al bilancio del comune di Arezzo. Banca Etruria partecipò al bando per diventare banca tesoriere del comune. Aveva perso il bando, c'è stato un anno in cui un'altra banca aveva vinto il servizio di tesoreria del comune. Vinse il bando, dopodiché venne meno il servizio di banca tesoriera perché c'era stato un errore nel produrre il bando e era stato firmato da un consigliere d'amministrazione che non aveva i requisiti per poter firmare la partecipazione al bando, e Banca Etruria ha perso il bando da banca tesoriera. È un danno d'immagine, è un danno per la banca. Quindi questo fa capire che forse alcuni meccanismi nella banca ormai da tempo non erano oliati. Io ero assessore al bilancio nel 2012 e fu riassegnato la tesoreria a un'altra banca. Sono errori di gestione che purtroppo si sono avvicinati negli anni. Credo però che questo territorio debba tornare a rinterrogarsi del perché coloro che hanno gestito la banca hanno fatto degli errori e perché non ci siamo mai accorti, visto che era la banca del territorio, ma a quale partecipavano in molti i consigli di amministrazione, le rappresentanze delle associazioni. Cioè dobbiamo interrogarci se questo territorio tutto insieme non ha vigilato, perché altrimenti rischiamo di dimenticarci anche tutto quello che è successo. Dopodiché credo che le responsabilità vadano accertate. Io lo dico con tranquillità, ho fatto politica in questo territorio, ma sono di quelli che può dire, credo tranquillamente, che vanno assolutamente accertate le responsabilità, e poi questo territorio però deve anche ripartire, perché assolutamente questo rischia di essere un fantasma che ci colpirà per anni a danno dell'immagine della città. Sì, dunque, quello che a me mi colpisce è questo fatto di questa trascuratezza che c'è stata in tutti i sistemi che dovevano verificare, che dovevano appunto, si parla appunto di questo comitato ombra, di questo governo ombra, appunto perché effettivamente c'era, perché anche Banca Italia in un'ispezione lo ha verbalizzato, che praticamente lì c'erano 3 o 4 persone che decidevano tutto quello che si faceva, ma soprattutto quelle 3 o 4 persone, diciamolo, hanno deciso di fare delle cose diciamo che non esistono sulla terra, perché si sono impadroniti dei soldi dei risparmiatori per darli agli amici degli amici, e quindi ecco, per dargli, ecco, sì, ma volevo dire, quando qualsiasi persona, e sia da parte delle associazioni di categoria, da anni però venivano dette certe cose, che lì dentro c'erano delle cose anomale, e quindi però nessuno ha preso provvedimenti, perché, e tra l'altro quello che io voglio dire, il babbo della Boschi, se c'era, io mi sembra che dormiva, forse aveva bisogno di prendere qualche caffè in più, perché se no una persona della sua caratura, che aveva diciamo intrecci un po' da tutte le parti, insomma nelle aziende, e doveva un attimino capire quali erano i soldi che venivano resi. C'è una novellina che si racconta, che dice, quando qualcuno presentava un progetto e magari diceva ci farebbe un finanziamento per un progetto da 20 milioni, per dire, no? Come 20? Ma di più, ma tu quanto pensi di darne? Non lo so quante ne darò, vediamo come si può fare.
Erano a quei livelli, ma poi dopo sono venute fuori perché si è visto la grande barca lì, voglio dire, no? Quindi fatta in mezzo ai campi dove non era possibile poter arrivare al mare, oppure le grandi campi di energia di Guerrini, per dire, no? Aveva benedetto anche Bertone. Cioè, Bertone che appunto si, anche lui viene caldeggiato dalla via lì che voglio dire. Volevo chiedere, come si fa? Agnelli può rispondere a quello che ha sentito, però il punto che volevo sottoporre, cioè, è un problema appunto di mala gestione appunto degli amministratori o è un problema anche politico? Questo volevo chiedere, se ci sono responsabilità anche politiche di quello che è accaduto. Allora, sonnolenza. L'Italia non va ai mondiali e gli italiani sono tutti commissari tecnici della nazionale. Le banche vanno male, ognuno dà la sua interpretazione alle banche. Noi ad Arezzo, sulla Banca Etruria, ovviamente ci stiamo soffermando giustamente, non perché siamo così monotoni. Io ritengo che il papà della Maria Elena Boschi sia la deviazione di un problema, francamente. E ha sbagliato la Boschi a nascondersi anche dalla sua territorio, dalla sua città, perché credo che i problemi di Banca Etruria non sono originati né da Pierluigi Boschi né dal suo mancato controllo, perché ci sono delle figure apposite anche per controllare questo, non sono i consiglieri di amministrazione, e quindi in tutto questo ritengo che ci sia una sommatoria di errori. Però, e parlo da non banchiere, da ex bancario. Hai fatto anche il bancario. Sì. Il primo problema, Gruppo Monte dei Paschi, il primo problema, come sono composti i consigli di amministrazione delle banche italiane? Ad Arezzo avete nominato organizzazioni varie, no, per esempio, ci sono certi meccanismi. A Ferrara non credo che ci sia stato il papà di un altro deputato dentro la Cari Ferrara, o a Chieti. Il problema è che queste nomine vengono fatte con gli amici degli amici in generale, in lungo e largo per l'Italia. Quindi questa qui, io mi permetto di dire, e non ho alcun interesse e voglia di difendere la Boschi, sia la deviazione di un problema molto più grande, perché le trattative per rilevare, anche con le indicazioni del governatore della Banca d'Italia di turno, la Banca Etruria, risalgono non al 2008, al 2009, ma risalgono a anni e anni addietro. Mi ricordo, sono stato anche per un periodo di tempo nel gruppo Intesa, anche Banca Intesa è entrata dentro a questi dati sensibili della banca e ne è venuto via. Ricordo al pubblico aretino che in questo territorio uno degli indotti più importanti è quello orafo, e grazie al mondo e grazie allo sviluppo del settore orafo le banche hanno fatto delle attività, direi, al limite per sostenere questa materia così complicata, perché il prestito d'uso, i quattrini, vengono dati ad Arezzo, sono stati dati per lunghi anni con il metallo. Poi non tutte le aziende hanno rimesso i soldi o il metallo, tanto per essere chiari. Da lì è stato uno dei primi problemi, io dico delle cose che credo di poter non documentare perché non sono stato assolutamente dentro quella banca, ma che tutti conoscono. Uno dei primi problemi strutturali dal punto di vista degli indicatori patrimoniali di questa banca. Però il problema che dobbiamo andare a vedere, e ora è normale che il Partito Democratico possa dire ma chi doveva fare i controlli non l'ha fatti, allora andiamo a vedere anche responsabilità. E non credo e non mi sta bene pensare che la finestra dei danni sia 2008-2009 come se in precedenza era tutto a posto e dopo era tutto a posto. Non è così, assolutamente. È un vizio del sistema bancario italiano che ha portato a un eccesso anche di credito nei confronti delle famiglie e delle aziende, che poi si è improvvisamente ridimensionato. Vi dice niente Lehman Brothers negli Stati Uniti, quando un colosso americano è venuto giù, per un sistema però più stabile, quello statunitense, che poteva creare un effetto domino impressionante a livello mondiale, evidentemente in quello Stato dove l'economia probabilmente è più funzionale di altri,
ed è più organizzata, il problema delle banche e dell'accesso al credito si è risolto molto meglio che da noi. Oggi questa spirale che è partita con le quattro banche è proseguita, siamo andati alla Veneto Banca, era in corso la situazione delicatissima del Monte dei Paschi di Siena. Andiamo a vedere chi sono i consiglieri di amministrazione del Monte dei Paschi di Siena. Andiamo a vedere chi li nominava. E qui vengo al ruolo della politica, perché il Monte dei Paschi non è assolutamente estraneo alla politica, perché è controllato dalla Fondazione. E la Fondazione da chi è controllata? Dal Comune di Siena. Quindi ci sono troppi collegamenti tra politica e finanza. Però il problema, francamente, quando tutti i giorni sento parlare di Pierluigi Boschi, 9 milioni, 8 milioni per sé, per le sue aziende, ma questo rispetto a, voglio dire, una torta che è le attività che svolge una banca, è un fatto estremamente limitato. Poi ci sono delle ragioni di opinione. Dici che è uno dei tanti, insomma. Ma sì, ma è stato sfortunato, è capitato a lui nel momento sbagliato, nel posto sbagliato, ecco, io la vedo così. Pubblicità. Ultima parte insieme a Mario Agnelli e Marco Donati, prima di andare su altri argomenti, anche su quello che anche Marco Donati vorrà fare nelle prossime elezioni. L'ultima domanda sulla banca è questa, perché Renzi in particolare ha detto no, e anche la Boschi, no, io non avevamo conflitti di interessi, nel senso che questa banca l'abbiamo commissariata, sono stati sanzionati appunto amministratori consiglieri, quindi non mi si può dire che c'è stato un occhio di riguardo. Altri sostengono e dicono che questa banca si poteva in qualche modo salvare, questa è un po' una delle critiche che è stata fatta, no? Rispetto a come sono state trattate i casi seguenti. Ma io credo questo, ci sono questo decreto, l'errore che spesso facciamo è stato oggetto, aveva per oggetto quattro banche, quindi noi continuiamo a parlare di Banca Etruria, anche noi ad Arezzo, senza valutare che erano quattro i soggetti e come diceva prima Agnelli, questo è il problema, era un vizio diffuso quello di avere dei consigli di amministrazione che variavano poco, che erano legati spesso a sistemi locali, che spesso erogavano il credito in maniera non sempre, in maniera un po' superficiale, e quindi conflitti di interessi locali poi producevano a cascata banche che non funzionavano. Ne sono un esempio Cari Chieti, Cari Ferrara e Banca Marche, anzi banche che erano probabilmente messe peggio anche di Banca Etruria, perché ricordiamo in questi giorni per esempio c'è il rischio che queste banche per esempio sono state a licenziare molti dipendenti, cosa che invece non sta facendo UBI nei confronti di Banca Etruria, e questo quindi è un dato molto positivo per i nostri dipendenti, per il nostro territorio, per i dipendenti della banca e per chiaramente anche la tenuta di questo territorio, perché sono chiaramente persone che hanno uno stipendio, che alimentano questo territorio. Per il resto io credo invece che questa banca, se c'erano le condizioni per potersi salvare, c'erano proprio nel periodo invece in cui è stata gestita anche dai commissari. Bisogna capire se i non performing loan, quindi i crediti deteriorati, quindi i crediti che erano in pancia alla banca, se ceduti, se fatto un'operazione su quei crediti, il recupero dei crediti poteva portare a un risanamento della banca stessa. Se questo non è avvenuto, può essere che non sia avvenuto proprio durante o l'ultima fase della gestione o durante anche la fase del commissariamento. Questo lo vorrei sapere anch'io, ma non è certo colpa, come dire, del decreto, ma eventualmente appunto sempre dei soggetti che sono succeduti. Non è certo il ruolo del governo che ha prodotto eventualmente o meno l'impossibilità del risanamento della banca, sono sempre problemi gestionali ed è sempre la vigilanza che stava lì. Velocemente vai. Posso chiedere una cosa, ma quando quella famosa domenica arriva questo decreto, voi che siete in Parlamento, ma vi eri resi conto di quello che poteva succedere, oppure nessuno di voi aveva avuto il sentore, siete stati avvisati? Insomma, parliamoci chiari, Renzi e la Boschi tornassero indietro non lo rifarebbero, io sono sicuro, chiunque è sicuro. Ecco, ma voi ve ne eri resi conto di quello che stava succedendo, poteva succedere o no? Cioè, il problema è un'altra cosa, è un errore, cioè, ricalco la domanda, quando tutti i partiti politici hanno votato in Europa l'applicazione del bail-in 3 anni prima, si erano accorti che il bail-in è un meccanismo che per esempio da molti è stato anche enfatizzato? Io ricordo per esempio il Movimento 5 Stelle in tutti gli interventi in aula hanno detto per anni, prima dell'applicazione del bail-in,
che le crisi bancarie non devono essere pagate dai cittadini, quindi significa che non devono ricadere sulla fiscalità generale, perché se non si fosse intervenuti col decreto sarebbe intervenuti attraverso un risanamento con soldi pubblici, quindi ogni cittadino sarebbe accollato eventualmente le difficoltà di una crisi bancaria per evitare il rischio sistemico. Quindi si è cercato in passato tutti, perché nessuno era contro le leggi europee e il bail-in. Il problema vero è che a gennaio sarebbe comunque intervenuto il bail-in, quindi una situazione purtroppo peggiore rispetto anche all'applicazione del bar del centro. Quindi Monte dei Paschi è una situazione diversa, mi perdoni se abbiamo più tempo, il Monte dei Paschi è una situazione diversa, però, anche tu, sono due vicende diverse, quindi sono molto difficile spiegare queste situazioni così articolate, perché hanno caratteristiche purtroppo diverse, quindi si può fare un parallelismo nel racconto pubblico molto superficiale, ma se si va nello specifico sono due cose diverse. Quindi ecco, sinceramente è chiaro che io per esempio da tempo ero molto preoccupato, quindi avevo cercato di chiedere una soluzione, perché la cosa che temevo io a leggi vigenti era che a gennaio sarebbe intervenuto il bail-in e quindi sarebbero purtroppo state conseguenze molto peggiori, quindi c'era la speranza di un intervento. L'intervento non è accaduto prima per tutta una serie di elementi, e perché non si è intervenuti prima ce lo deve dire anche la commissione d'inchiesta e tutte le vicende di cui stiamo parlando in questo momento. Allora, domande flash sul proprio capite. Flash, sì, io appunto dicevo che l'onorevole Marco Donati, onorevole ormai diciamo consolidato e quindi conosciuto, cosa ha da rimproverarsi eventualmente in questi anni che ha fatto l'onorevole, e cosa ha in mente invece di fare se eventualmente rivenisse eletto? Perché si ricandida, questo lo possiamo dire. Ma no, devo dire, no, allora, no, due cose, si ricandida, cioè, il nostro è un partito democratico, ha degli organismi interni che decidono le ricandidature in maniera democratica, sì, quindi a me ora aspetta fare il rendiconto nel rispetto dei miei cittadini. Io ho fatto due anni l'assessore al bilancio del Comune di Arezzo, ho interrotto prima quell'esperienza, insomma, è significativa, per me è la più importante che abbia mai fatto, nel tentativo che spesso si è conclusa positivamente, insomma, ho lasciato il Comune con un bilancio in ottime condizioni, con le tasse forse tra i comuni con le tasse locali più basse d'Italia, con il comune uno dei migliori enti pagatori in Italia, tutte le ditte che avevano fatto i lavori per il PIUS hanno ricevuto risorse, quindi ho iniziato questa esperienza parlamentare con un'esperienza precedente che mi è stata molto utile. Ho cercato di stare vicino ai miei cittadini sempre, io sono credo l'unico, insieme anche lì ripeto con la senatrice Martesini, parlamentare che il sabato mattina trovate al mercato a dialogare con i propri cittadini dei problemi di questo territorio. Ho cercato di portare le risposte, non c'è stato probabilmente l'autostrada, ma per esempio il casello Le Coste Valdarno di Terranova avrà probabilmente completata l'infrastruttura che col Ponte Leonardo collega quello che viene definito il cosiddetto Triangolo d'Oro, quindi un'area di grande sviluppo per il Valdarno e porterà occupazione in Valdarno e in provincia di Arezzo. Il bando periferie, 18 milioni di euro stanno per arrivare al Comune di Arezzo, con cui verranno riqualificate intere aree della città. Dice Ghinelli che questi soldi arriveranno poco prima delle elezioni. Dico, termino sui treni, sì, poi dico sì. Il tema di Ghinelli. I treni, questo territorio aveva un treno Eurostar che lo collegava a Roma, ne avrà 7 che lo collegano alle città più importanti, sono salve le coppie di Intercity che salvano il pendolarismo per motivi di salute, lavoro o studio verso questa città, quindi secondo me sono state fatte tante cose. E le ho volute scrivere in quel rendiconto che vi facevo vedere poco fa, in un librettino, proprio perché se ne rimanga a memoria e si faccia capire di un territorio complesso di 4 vallate che aveva esigenze complesse, se ne potrebbe appunto citare molte altre. E poi ho cercato di fare l'attività di parlamentare. Rimpianti, nella vita si può anche vivere di rimpianti, ma poco avrebbe significato, si può fare sempre meglio. Io ho cercato di dare, con la trasparenza che mi contraddistingue e la dinamicità, la volontà di essere presente con i miei cittadini, il meglio che ho potuto fare. Lo giudicheranno i cittadini comunque che io mi ricandido o meno, e il giudizio lo danno quotidianamente. Devo dire che riscontro ogni giorno anche affetto da parte di molte persone di questa città che si sono con me rapportate, perché ho qui un ufficio, non tutti i parlamentari hanno un ufficio nel quale ricevono le persone, ho una mail nel quale le persone mi scrivono quotidianamente, ricevo 100 mail il giorno. Ho cercato di fare, nel limite delle possibilità, un lavoro condiviso e più rappresentativo possibile. Flash, vai Flash. Ecco, io prima ho chiesto se sulla vicenda banca, quindi se l'avreste fatto, se vi rendevi conto di quello che succedeva. Ora vorrei chiedere, ma se si potesse tornare indietro, lo ricandidereste Bracciali al Comune d'Arezzo? E soprattutto non c'è
anche qui di nuovo, anche col senno di poi, ma insomma un po' qualche responsabilità, qualche colpa, qualche mea colpa sul fatto di aver perso Arezzo? Ma io credo che le competizioni si fanno, io credo di no, perché Matteo Bracciali, io sono convinto, avrebbe dato a questa città una dinamicità diversa da quella che ha in questo momento. Dico di più, una città, vedete, noi siamo abituati tutti a guardare al passato, è una cosa normale. Voi pensate che i lavori che ci saranno tra 20 anni, in questo momento sono attività che neanche esistono. Le città, per essere dinamiche e anche rivoluzionare e pensare a nuovi meccanismi produttivi, nuovi distretti, nuovi modi di produrre ricchezza, devono guardare al futuro. Dobbiamo difendere la nostra manifattura e il settore orafo, che è il nostro core business, perché ancora oggi dà lavoro a tantissime persone e potrà dare ancora lavoro. Però questa città si deve reinventare. Per reinventare ha bisogno di cultura, di processi innovativi. I nostri giovani studiano le università più importanti e poi però rimangono a Bologna, a Milano, a Firenze, non rimangono ad Arezzo. Ci dobbiamo interrogare perché? Perché serve una dinamicità culturale che forse questa città in questo momento non ha. E credo che un giovane sindaco avrebbe dato risposte assolutamente in questo senso. Quando i cittadini scelgono hanno sempre ragione, e quindi i gruppi dirigenti è chiaro che si devono più o meno assumere le responsabilità delle scelte che fanno, però credo che da questo punto di vista questa città oggi abbia una guida che io non, come spesso più volte credo diventa difficile per i deputati giudicare l'attività delle amministrazioni. Io su alcune vicende in questa città ho visioni un po' diverse da quelle dell'amministrazione, però credo anche che il progetto che ha presentato il centro-sinistra 2 anni fa fosse oggettivamente innovativo dal punto di vista del programma. Poi in futuro vedremo. Ma questi soldi arrivano, queste delle periferie? Ma sostanzialmente, bisogna dire una cosa, il Comune di Arezzo ha partecipato, la giunta del quale ho fatto parte ha amministrato le risorse di un PIUS, di un bando di fondi europei che fu vinto dall'amministrazione. Cioè l'amministrazione Fanfani arrivò prima e ebbe 18 milioni con cui abbiamo rifatto, Piazza Sant'Agostino, le logge del grano, strutture, anche quelle erano 32 milioni di euro, 18 del Comune di Arezzo, 16 del Comune di Arezzo e 16 di fondi europei. Il bando per le periferie, che è stato promosso con i fondi della stabilità 2016, erano 500 milioni che sono stati rivolti alle città più importanti. Hanno partecipato in 120, 24 sono arrivati alcune città. Il Comune di Arezzo non è arrivato tra i primi 24, quindi come dire, quel bando lo aveva perso. A un certo punto molti parlamentari, tra cui il sottoscritto, hanno chiesto di ampliare le risorse da disposizione della finanziaria, e c'è stato fatto un grande regalo da parte della Presidenza del Consiglio, da parte di Renzi, che ha deciso di fare nelle periferie urbane, nelle città, un grande investimento per ridare alle città vivibilità, pensate al degrado, e si è trovato 1,6 miliardi di fondi CIPE per finanziare tutti i progetti che le città avevano presentato. Quindi anche il Comune di Arezzo c'è rientrato. Ovviamente le prime città che hanno vinto i primi 24 hanno già avuti, e perché il processo con i soldi nella legge di stabilità è più semplice, c'è più veloce. Con i fondi CIPE c'è un percorso più lungo, la Corte dei Conti solo un mese fa ha dato il via libera alle risorse, perché è normale, è un processo amministrativo contabile che come dire, deve essere rispettato, e ora questi soldi arriveranno, e credo anche che il Comune di Arezzo ne potrà beneficiare. Ci sono progetti, e progetti importanti. Io di questo mi sento onorato. A Castiglio Fiorentino non c'è niente, qualcosa. A Castiglio Fiorentino Marco poteva dargli una mano prima ai miei predecessori per la gestione del bilancio, perché i conti l'ha lasciati in ordine lui. A Castiglioni non tanto, diciamo così. Io che vado al mercato come lui, io ci vado il venerdì, perché la mia c'è il venerdì, Arezzo c'è il sabato. Io a lui voglio dire due cose che sono un po' anche un segnale di quello che io vivo e di quello che io, secondo me, nell'agenda di un deputato uscente che si può ricandidare, secondo me vanno affrontati. Il sentiment comune della popolazione non è solo legato a quello che è successo con le banche, che non è poco, ma anche al fenomeno che ci vorrebbe dell'immigrazione. E aggiungo un'altra cosa, perché sono un consigliere provinciale eletto di secondo grado e Marco lo sa, lo stato delle province italiane dopo il referendum del 4 dicembre. Faccio parte di un consiglio che sostanzialmente adesso è vuoto di contenuto dal punto di vista economico, strade e scuole. Il predecessore che è stato assorto, quindi voglio dire, ecco, Paolo Brandi, diciamo che c'è una metà di castiglionesi che ancora non è convinta, perché sembra che qualche danno ci sia stato, e c'è invece una metà che chiaramente vede bene che sia stato assolto. Ma da sindaco,
Ci sono qualche, c'è qualche strascico di quello che era successo e per il quale era stato inquisito? Allora, domandona. Intanto non è la metà, perché io sono vinto col 63%, mi ricordo che all'Europea il PD prese il 45% nella stessa tornata elettorale e il 19% alle amministrative. Quello a cui si fa riferimento è un processo per reati penali di truffa, falso ideologico, che erano solo alcuni dei punti contestati agli ex amministratori. Poi c'è la parte contabile amministrativa, che è un altro procedimento, ok? Quindi non c'è una metà e una metà. Io credo che quello che si è da poco concluso è un binario. Poi ce n'è un altro e quello è prettamente economico. In due parole, glielo dico subito, i strascichi. La spesa del personale del mio comune ante dissesto era 3,2 milioni di euro all'anno con 104 dipendenti. Oggi viaggiamo a 2,2 con 63. Gli investimenti che poteva fare il mio comune, anche grazie agli oneri di urbanizzazione, perché tutto tirava prima del dissesto, 3 milioni e mezzo l'anno, oggi 700.000. Vabbè, può bastare. Grazie a Mario Agnelli, sindaco di Arezzo, grazie al deputato. Sì, perdona, forse in futuro. Che qualcuno diceva anche questo, cioè la voce che, veniva, cioè, che sarebbe anche candidato anche ad Arezzo. Anche Arezzo, sindaco di Castel Trentino, sempre in tempo. Dappertutto. Grazie a Marco Donati, deputato del Partito Democratico. Grazie. Cambiamo argomento tra poco. Eccoci qua, seconda pagina della nostra Nego su Bianco, una pagina in realtà suddivisa in tre argomenti diversi. Saluto Antonella Di Tommaso che ci viene a trovare. Buonasera. Sempre in buonasera. Quella che è la terza pagina, Saluto Piero Franchini che è rimasto con noi. E ho cambiato posto. È cambiato posto. Si è scalato un po' più in là. Ti ho lasciato il posto vicino a Ana. Beato tra le donne stasera. Allora, saluto Esther Cardelli di Quelli della Carina, buonasera. Poi tra poco spiegheremo anche con un bel servizio su qualcosa che adesso tu, Antonella, ci introdurrai. Poi Mario Aimi di Amici per Sempre, buonasera. E Franco Ciavattini, Africa Amica, buonasera. Quindi già dai nomi, ai titoli, si capisce anche che parleremo anche di solidarietà, di salute. E poi invece partiamo, Antonella, con qualcosa di molto particolare che è avvenuto qualche giorno fa, no? Sì, siamo venuti a conoscenza di una bellissima realtà nata da pochissimo tempo, credo da un anno poco più, in quel di Subbiano, un gruppo di giovani, di ragazzi, alcuni di loro veramente credo neanche ventenni, con la passione di capire qual è stata la storia negli anni 40 in provincia di Arezzo, in particolar modo col passaggio del fronte, dove, come si sa, tra l'Adriatico e il Tirreno, passando per Arezzo, c'era la famosa linea gotica, dove ci furono le battaglie cruenti nel secondo conflitto mondiale. Questi ragazzi appassionati di storia si sono messi alla ricerca di reperti non solo bellici, ma anche qualcosa che ha a che fare con le vite dei soldati che in quel periodo difendevano la nostra libertà proprio in questo territorio. Quindi si sono costituiti in associazione e hanno iniziato a scandagliare la montagna aretina, rinvenendo tantissimi elementi che ci fanno ricostruire proprio quel periodo storico qua. Allora, vediamo questo servizio di Greta Settimelli e poi ne parliamo. E la croce di ferro, la spilla, l'anello, la fede, il cameo della moglie si presume, e la fibbia e il piastrino. Oggetti che raccontano l'aspetto umano della storia della Seconda Guerra Mondiale vissuta nelle trincee del territorio aretino. Erano tutti in una zona di 20-30 metri quadrati. In pratica erano tutti sparsi intorno a una buca di bomba, quindi il soldato probabilmente ha perso la vita a seguito di un'enorme esplosione, tant'è che il piastrino è fortemente deformato. Ragazzi poco più che ventenni, soldati che rivivono in questo piccolo museo allestito dall'associazione Karin a Subbiano. Italia 1944, questo è un posascenere, di un bossolo di artiglieria. Un soldato lo ha preso e lo ha completamente inciso, mettendoci tutto quello che serviva per poterlo localizzare. Karin era il nome con cui i tedeschi nell'agosto del 44 chiamarono la loro linea difensiva che da Anghiari arrivava fino alle colline di Capolona. Il papavero rosso è invece il fiore che in Inghilterra ricorda i caduti in guerra. Quando noi abbiamo alzato la borraccia, ci siamo trovati in mano ciò che rimaneva di un soldato. Tutte le ossa, abbiamo trovato il bacino,
sotto la borraccia c'era il bacino. Loro di solito la tenevano nella parte posteriore della schiena. Gli alleati e i nemici fanno un passo indietro per lasciare spazio alle storie in questo museo dei giovani ventenni che magari, loro malgrado, hanno combattuto una guerra atroce. Erano ragazzi come tutti noi, come i miei compagni che vanno a cercare il materiale con me, che hanno 22, 25, 30, 38 anni, tutti giovani. Quindi poi bisogna valutare la persona. Un museo è un museo se non parla di partiti. Deve documentare e noi dobbiamo documentare e, come tengo a precisare, far risaltare il lato umano che è alla base di tutto. L'associazione si autofinanzia e nel sotterraneo del museo, messo a disposizione da un imprenditore locale, è stato ricostruito un rifugio con un piccolo ospedale da campo, perché così veniva usato in tempo di guerra. Abbiamo ricostruito un ospedale da campo perché qui effettivamente all'epoca venivano ricoverati i soldati. Quindi in questo ambiente che ci troviamo ora, effettivamente in questa ala qui c'era proprio, ora qui voi ne vedete due, però ce n'era quattro di queste brandine, e nei momenti in cui c'erano gli scontri e i combattimenti quest'ala serviva proprio per curare i soldati. Un rifugio, proprio a tutti, sì, a tutti gli effetti. Ogni singolo oggetto ritrovato nelle vecchie trincee è la tacita memoria, leggiamo nel sito di Karin, di fatti che hanno cambiato la vita dell'intera popolazione mondiale. Anche la più banale scheggia può essere stata causa di morte, e il nostro dovere è proteggere, custodire e tramandare. Infatti il mio compito è quello di referente esterno, quindi mantenere i contatti con le università fiorentine, e quindi per cercare anche di crearsi maggiori opportunità da un punto di vista educativo, anche formativo. Insomma, davvero complimenti, perché trovare dei giovani con questa passione anche per la storia, come nasce questa passione? Perché insomma è un qualcosa di inconsueto, no? Che uno non pensa che un giovane potrebbe essere interessato con questa attenzione, con questa dedizione. Sicuramente è molto, molto particolare, è nato appunto per passione. Ragazzi giovani che si ritrovano, punti in comune, curiosità in comune, ed è nata, ecco, quasi per gioco all'inizio, questa costruzione anche di un mondo passato, ma che, come abbiamo visto, ritorna sempre, che la storia è ciclica, e riportare alla memoria non solo da un punto di vista universalistico, ma andando nel particolare nella storia dell'uomo, nella sua quotidianità. Infatti all'interno del museo, quelli della Karin, troviamo anche oggetti appartenuti a soldati nella vita quotidiana, come rasoi, coltelli, apparecchiature, quindi si vive molto nel concreto quella che era la vita anche di tutti i giorni, anche la sofferenza. Volevo fare una domanda a Esther, ti abbiamo visto nel filmato, ti vediamo questa sera, ma sei l'unica donna che fa parte del gruppo? Sì, per ora sì, spero di non essere l'ultima. Non stai contagiando le tue amiche per farle entrare? È una cosa molto particolare, che più che convincere è bene che sia una cosa che nasca dalla curiosità, ecco, piuttosto che appunto portare... cioè attirare, sì, diciamo, ecco, farli, sì, venire, ecco, per naturale interesse. Piero? Sì, ecco, sono rimasto stupito che questi giovani abbiano intrapreso appunto questa ricerca, e io penso e spero che questo, ora lo vorrei far dire da lei, si è servito a capire quanta gente si è sacrificata per costruire, tra virgolette, questo nostro paese che ora sta un pochino, questa nostra libertà, barcollando e vacillando. E quindi ecco, cioè, l'avete fatto proprio con uno spirito, diciamo, di cercare di capire qual era stato questo grande sacrificio che avevano fatto quella gente che lì è morta, e poi capire se forse molta gente di quella che oggi è nei posti di comando
queste cose forse non se ne meritava, non lo so se da voi vi è apparsa questa cosa. Sicuramente, poi oggigiorno il contrasto è ancora maggiore. Si vive in una società in cui i valori sono spesso appresi e non vissuti. Quindi il contrasto che c'è tra quella che è la sofferenza, i valori anche della patria, i valori del sacrificio, i valori anche dell'abbandonare la propria famiglia per un ideale, la libertà. Ecco, oggi vengono vissuti come qualcosa di che già abbiamo, che non sappiamo il valore che ha. Ed ecco che il museo, il nostro museo, serve appunto anche per ricordare quei valori che oggi ci sembrano banali, ma che in realtà dietro c'è una costruzione molto più profonda. Ecco, ecco questo museo, abbiamo visto insomma anche nel servizio alcuni di questi reperti, c'è qualcosa ecco, che avete trovato anche diciamo, per allestirlo che vi ha particolarmente colpito? Personalmente sì. Delle scarpe di un soldato e l'usura di queste scarpe, scarpe utilizzate nella guerra in Russia, se non sbaglio, e quindi proprio come erano fatte queste scarpe, con la suola di cartone e di legno, con i chiodi, quindi a me particolarmente ha fatto effetto vedere questo accessorio che per noi oggi è comodissimo, in realtà fare la guerra in Russia insomma con un tipo di accessorio del genere era... Però una volta entrati dentro, ciò che colpisce e dà i brividi è proprio l'aver ricostruito l'umanità del soldato, quindi gli oggetti di vita quotidiana, lo strumento per lucidare i bottoni, piuttosto il tubetto dei colori che serviva per passare forse qualche secondo senza pensieri e senza paura del conflitto, oppure quello che dicevi tu, gli occhiali, oppure le fotografie dei cari lasciate a casa. Quindi è veramente significativo il fatto di mettere in risalto l'aspetto umano di questi giovani, poco più che ventenni, sì, che andavano al fronte. Abbiamo anche qua vicino il cimitero della Seconda Guerra Mondiale a Indicatore, dove si vede da 18 a 22 anni, quelli erano i ragazzi che venivano mandati al fronte proprio qua nel nostro territorio. Quindi bravi e grazie per quello che state facendo. Tra l'altro il nostro territorio è particolarmente segnato, no, dalle vicende, sì, sì, di quella, sì, guerra, no? Quindi oltre che insomma ovviamente non solo a livello delle stragi che abbiamo purtroppo avuto, ma proprio a livello proprio delle vicende. E quanti siete a comporre l'associazione? Siamo più o meno, eh? Cioè. Una ventina di ragazzi. Un bel gruppo, quindi. E vi ritrovate ogni quanto? Nel senso. Il fine settimana, il ritrovo è sabato pomeriggio, in base a degli eventi ci si può ritrovare o la mattina o il pomeriggio, addirittura anche il giorno dopo, e alcune volte la domenica si fanno delle uscite anche per ritrovarsi tutti insieme e andare a esplorare i territori locali. Perché andate proprio in giro, nel senso alla caccia eventuale di... Sì, a vedere, appunto, a confrontare con le mappe dell'epoca con quelle odierne, confrontarle e vedere quali possono essere le piste utili da studiare. Insomma, c'è anche uno studio del territorio, sì, uno studio orografico. Anche avventuroso. Bravi ancora. Bene, anche aggregazione, anche, quindi anche certo, oltre che passione. Insomma, veramente complimenti anche al gruppo. Grazie. Che tra l'altro ce l'abbiamo è dietro davanti. Le quinte, che ovviamente salutiamo per la presenza. Andiamo da Mario Aimi di Amici per Sempre. Allora, c'è un evento, quando? Sabato 9 abbiamo questo convegno, chiamiamolo, questo incontro. Facciamo vedere. Ecco, che cos'è Amici per Sempre intanto? Che cosa... Allora, Amici per Sempre è una cassa mutua che, diciamo, è collaterale alla banca di credito cooperativo della Val di Chiana, Chiusi e Montepulciano. Diciamo, questa cassa mutua è nata per dare un sostegno, diciamo, per aiutare in un certo qual modo dal punto di vista sanitario i soci e clienti della Banca Val di Chiana, ma diciamo che la finalità è stata allargata ad un settore che mi ha coinvolto personalmente. Io sono
un medico in pensione, che però ritengo che non mi considero come una persona che non si interessa più di medicina. Credo che un impegno particolarmente importante anche per un pensionato sia quello di fare formazione, di creare, di sviluppare nella popolazione generale la cultura della salute. È proprio per questo che nella nostra associazione Amici per Sempre è stato costituito un comitato scientifico di cui faccio parte. Siamo tre medici, un professore oncologo, io che ho fatto l'internista per tutta la vita, un collega medico di famiglia endocrinologo, diciamo che costituiamo il comitato scientifico per organizzare degli eventi di informazione / formazione della popolazione su grandi argomenti, non andiamo a cercare, non pretendiamo prima di tutto di fare cose altamente scientifiche, noi facciamo divulgazione per quanto riguarda proprio la prevenzione la gestione delle malattie grandi, cioè quelle che hanno dei numeri dal punto di vista epidemiologico di interesse generale, cioè naturalmente le malattie cardiovascolari, di cui parleremo sabato mattina all'auditorium della Fratta, sono chiaramente in primo piano, perché le malattie cardiovascolari costituiscono la prima causa di morte. Poi abbiamo organizzato incontri sulle malattie oncologiche, sui tumori, che rappresentano la seconda causa di morte, ma l'abbiamo organizzato sul diabete, sulle malattie della tiroide, ecco, tutti argomenti di grande interesse e portiamo avanti. Dottore, queste giornate di studio, di informazione che fate, quante ne fate durante l'anno e a chi sono rivolte? Cioè, sono chiuse solamente ai vostri associati oppure può partecipare il pubblico? Allora, noi cerchiamo di organizzare, sempre con gli impegni che tutti quanti abbiamo, cerchiamo di organizzare 2-3 incontri all'anno con la popolazione. Naturalmente i soci dell'associazione Amici per Sempre, che sono un bel numero, ora non ricordo con esattezza quanti, ma ci avviciniamo, mi sembra, a 2000 soci, appunto i soci, i clienti in generale, ma questi nostri incontri sono aperti a tutti, perché noi riteniamo che creare una cultura nelle persone sulla salute è fondamentale. Non per niente ci sono degli studi abbastanza recenti, e questi sono tutto sommato abbastanza sconvolgenti, che hanno dimostrato come il livello di salute e la durata della vita sono direttamente proporzionali a due fattori. Uno è il censo, i soldi che uno ha, la ricchezza che uno possiede. L'altro è il livello di cultura, che chi ha la laurea sta meglio di chi ha il diploma, di chi ha il diploma sta meglio di chi ha fatto solo le elementari. Questo significa che la salute è un problema culturale. Bene, allora ricordiamo sabato alla Fratta. Alla Fratta, all'auditorium della Fratta alle 10. Con Franco Ciavattini di Africa Amica. Allora, vogliamo raccontare un po' di quelli che sono i vostri progetti, soprattutto in Sierra Leone, no? Sì, noi, la nostra associazione si occupa statutariamente dei paesi in via di sviluppo, ma il nostro impegno da qualche anno è concentrato verso la Sierra Leone, un paese piccolo, ma un paese che ha attraversato tante tragedie, guerre, colpi di Stato, ultimamente Ebola che ha provocato migliaia di morti. E il nostro impegno è ormai ultradecennale, si è concentrato nei primi anni attraverso interventi soprattutto nel settore sociale. Abbiamo costruito una struttura per gli anziani di un villaggio, una scuola materna, e poi abbiamo intensificato il nostro impegno verso il settore sanitario in collaborazione con una consorella di Castiglion Fiorentino, con la quale tuttora stiamo collaborando intensamente. Abbiamo infatti in esecuzione proprio in questo periodo
un progetto molto importante, parzialmente finanziato dalla Regione Toscana, che riguarda la salute materno-infantile all'interno dell'ospedale di Cabala, questa è la città capitale del distretto nel quale noi operiamo. In questa circostanza abbiamo intercettato la disponibilità e la collaborazione di Medici Senza Frontiere, la ONG che tutti quanti noi conosciamo, che operano all'interno di quell'ospedale attraverso una convenzione con il Ministero della Sanità della Sierra Leone, dove si occupano prevalentemente, direi anzi quasi esclusivamente, della maternità, della neonatologia e della pediatria. Con Medici Senza Frontiere stiamo portando avanti un progetto piccolo, ma che speriamo possa essere poi un segnale importante per il futuro, attraverso il quale cerchiamo di favorire le donne partorienti affinché vengano a partorire in ospedale. La realtà di quel paese è tale per cui la gran parte dei parti avvengono nelle case, poi di case non si può neanche parlare, almeno in quella zona si parla soprattutto di villaggi fatti di capanne, eccetera. Quindi l'80% delle donne partoriscono in casa, circa il 20% in ospedale. Anche perché è molto costoso, cioè il sistema sanitario di quel paese non offre tutte le garanzie anche dal punto di vista economico per le donne che devono partorire. Per cui noi abbiamo in essere questo progetto attraverso il quale Medici Senza Frontiere ha allestito un'ala dell'ospedale destinata a ricevere, ad accogliere le donne in procinto di partorire. Noi a nostra volta ci assumiamo l'onere di gestire tutto questa cosa attraverso incentivi al personale che dovrà assistere le donne attraverso il vitto, eccetera. Quindi è un primo segnale importante che dovrebbe rappresentare, come dire, una speranza di inversione di tendenza affinché le donne possano essere così favorite a partorire in ospedale. Antonella. Una domanda veloce. Come vi finanziate per poter finanziare questi progetti che vi paiono piuttosto impegnativi? Allora, questo progetto qui rientra nell'ambito della cooperazione sanitaria della Regione Toscana, ci è stato approvato dalla Regione stessa e ci è stato finanziato per un importo dell'ordine del 35%. Tutto il resto lo dobbiamo reperire con le nostre disponibilità, attraverso le iniziative classiche che sono tipiche delle associazioni, quindi attività sociali, cene sociali, offerte dei soci, ecco, questo è un po' la situazione. Chiama, quindi, molto, contiamo, sì. Io ho molto perché, dell'Africa, no? Diciamo che facevo parte appunto di una Onlus e sono andato per diversi 14 mesi in Madagascar. E, ecco, io lì trovavamo sempre da parte delle autorità delle difficoltà, purtroppo diciamo ci frenavano un po', perché chiaramente ci inventavano sempre un po' di balzelli, un po', mentre la popolazione paraccia ci accoglieva. Ecco, voi avete trovato in quella parte di Africa lì qualche piccolo aiuto da parte del governo oppure no? Ecco. Dal governo non abbiamo, se si parla di aiuti concreti, assolutamente no. Aiuti anche no. In questo senso di diciamo, ecco, aiutare un po' a superare gli scogli che si trovano. Come dire, la realtà africana, o almeno quella della Sierra Leone che noi conosciamo meglio, è una realtà complessa, difficile. Credo che tutti quanti sappiamo come ad esempio, oltre alla povertà e all'indigenza che sono fenomeni endemici, ma c'è anche un livello di corruzione altissimo, sì, appunto. E questo non favorisce certamente le nostre attività, anche sì. Perché questi giorni sono rientrati da una missione alcuni nostri medici volontari e hanno trovato delle grossissime difficoltà ad operare all'interno dell'ospedale, proprio perché appena sono arrivati la prima cosa che gli è stata chiesta dice: allora quanto ci date? Sì, io lo dico in termini brutali, ma insomma poi la realtà è questa qui. La realtà. Ecco, voglio dire, quindi non è una cosa facile andare ad operare in quelle terre, a parte le difficoltà oggettive, perché poi
Noi operiamo in una zona particolarmente disastrata perché siamo proprio nell'interno della Sierra Leone, quindi una zona montuosa, per cui la situazione è ancora più complessa che altrove. Però voglio dire, proprio perché è una realtà così periferica e così drammatica, l'impegno è ancora più esaltante da parte nostra. L'ultima domanda. Un altro progetto importante che abbiamo in quella zona è quello di noi come associazione di Africa Amica abbiamo costruito una struttura per non vedenti, anzi per ciechi. Lì c'è un'altissima concentrazione di cecità che dipende da tanti fattori, dottore. I fattori sono molti, nessuno è riuscito mai a stabilire qual è il fattore fondamentale. Noi abbiamo costruito questa struttura che ospita 95 ciechi, quindi una cosa piuttosto consistente. Solo che però purtroppo è ancora soltanto una struttura di accoglienza, nel senso cioè che abbiamo predisposto dei cameroni, però dobbiamo cercare di fare un salto di qualità, e proprio adesso io andrò giù insieme con altre persone il 23 di gennaio, insieme con medici ma anche con insegnanti, per vedere se riusciamo a trovare dei mezzi per riqualificare questi ragazzi, per restituirli a un minimo di dignità, a un minimo di funzione nella vita. Cioè, questo è un fatto molto importante ma molto difficile. Ultimissima domanda. Argomenti appassionati questi, sì. Ritornarci sopra perché credo siano anche altamente educativi. Dottor Aimi, la giornata di sabato come si svolge? Chi è che è chiamato a parlare? Nella giornata di sabato avremo il responsabile della cardiologia della Fratta, che è il dottor Cosmi, che parlerà di stili di vita e malattie cardiovascolari. Evidenze scientifiche al di là di opinioni, congetture e ragionamenti. So che io non conosco la sua relazione ovviamente ancora, però so che darà delle novità abbastanza interessanti che ha riportato dal congresso europeo di cardiologia che si è svolto recentemente. Poi tocca a me, io sono per tutta la mia carriera ho fatto il diabetologo e quindi parlo di diabete. Diabete tutti quanti sappiamo che purtroppo ha questa particolarità di portare delle complicanze micro e macrovascolari. Quelle macrovascolari sono ovviamente le malattie cardiovascolari in particolare. Noi sappiamo che purtroppo 2 diabetici su 3 muoiono di infarto, ecco, quindi il problema è un problema importante, ma cercherò di mettere in evidenza una cosa importante, che è sì importante il trattamento del diabete farmacologico, ma questo non può prescindere assolutamente da dei corretti stili di vita, quindi una dieta adeguata e soprattutto un'attività fisica, questo è molto importante. Poi avremo un altro carissimo amico, il dottor Rosario Brischetto, pensionato come me, è cardiologo presso l'ospedale della Fratta prima di lasciare il servizio, che parlerà di una situazione della sindrome metabolica che è una situazione molto frequente e che sfocia in genere nel tempo in un diabete, quindi con tutte le conseguenze. È un insieme di fattori particolari, pressione alta, glicemia alta, colesterolo, cioè dislipidemia, colesterolo elevato con bassi livelli di colesterolo buono, HDL, e un altro fattore importante che è un particolare tipo di obesità, che è quella degli uomini, quella pancia. La pancia, la famosa circonferenza. Andiamo poi a vedere gli altri così. Poi c'è il dottor Gimignani che parlerà di attività fisica e malattie cardiovascolari. Poi abbiamo questa giovanissima ricercatrice che collabora appunto lì con la cardiologia della Fratta, Beatrice Mariottoni, stili di vita, ricerca clinica e applicazioni pratiche. Quindi c'è un bel da lavorare. Anche perché sono una di queste, più o meno ce l'abbiamo un po' tutti. Allora, sabato alle 10, sala convegni dell'ospedale della Fratta a Cortona. Grazie davvero al dottor Mario Armi, a Franco Ciavattini, a Esther Cardelli, grazie a Antonio Tommaso e a Piero Franchini. Venerdì prossimo col sindaco Paghe Ghinelli. Ci vediamo.